Così lontano, così vicino, il Friuli che vive nei ricordi dei nonni e il Nepal di oggi. Il Namaste come saluto al divino che vive dentro ogni individuo e l'affidarsi alle mani di Dio con il Mandi. Poi un gruppo di persone che vivono nelle nostre montagne e che con il trekking verso la grande catena dell'Himalaya hanno scoperto la vita semplice e poverissima dei villaggi fuori dai circuiti turistici, dei tanti bambini che la lunghissima guerra civile ha reso orfani e che nella capitale, Kathmandu, vivono in strada. Da qui la voglia di fare qualcosa di concreto, la nascita di una onlus Mandi Friuli Nepal Namaste e di un gran numero di progetti portati a termine in pochi anni, altri da completare. La loro storia è ora raccontata in un documentario realizzato dalle produzioni televisive dell'ufficio stampa della regione Friuli Venezia Giulia. Il film, stasera in prima visione alle 19.30 al Palazzetto Veneto di Malborghetto, sarà proiettato sempre a ingresso libero anche martedì 28 maggio all'Ariston di Trieste con inizio alle 20.30. Da un lavoro duro che poco conosce gli onori della cronaca sono state costruite scuole, poi messe in grado di autogestirsi, con gli alunni che vengono aiutati dai soci della Onlus nel loro percorso di studio. E ancora acquedotti o il sostegno ad associazioni che si occupano di insegnare un lavoro alle ragazze che riescono a fuggire dai bordelli delle grandi città dell'India. L'aiuto ad ospedali che hanno bisogno di molto e poi due case a Kathmandu per i bambini che non hanno più nessuno su cui contare. Progetti interamente finanziati dai soci della Onlus e da organizzazioni che si affiancano e fanno insieme un tratto di strada.